In questo video vedremo insieme quattro diversi tipi di squat che possiamo fare per allenarci in palestra, per diventare più forti e assolutamente correre poi più veloci, che questo poi sempre rimane il nostro obiettivo principale. E vediamo insieme appunto quattro tipi di squat. Nel video precedente, in cui abbiamo parlato della tecnica che possiamo appunto utilizzare per migliorare soprattutto nella corsa, alcuni di voi mi hanno scritto dicendomi: ma non è che devo scendere di più, scendere di meno? E assolutamente avete ragione, un po' tutti, dipende dal tipo di squat che andiamo a fare. Ci sono quattro tipi, diciamo in modo generale, ci sono quattro tipi di squat che possiamo fare, e in questo video appunto li vediamo tutti e quattro. Sono un po' diversi uno dall'altro e chiaramente ognuno ha delle peculiarità e degli effetti, diciamo, diversi sulla nostra muscolatura. Quindi lavoriamo un po' più con i glutei piuttosto che i quadricipiti, piuttosto che con la schiena, a seconda dello squat che andiamo a fare. E vediamo assieme un attimino quelle che sono poi le differenze. Parliamo quindi del terzo di squat, del mezzo squat, dello squat parallelo e dello squat completo. In tutti e quattro i tipi di squat è consigliato di tenere i piedi in posizione neutra, diciamo, e parallele. Quindi i piedi devono essere dritti e paralleli, praticamente devono essere sotto le spalle, e le gambe praticamente devono essere poi parallele una all'altra. Questo è molto molto importante. La cosa molto importante, l'abbiamo visto poi nell'altro video, che il tallone rimanga sempre a terra. Abbiamo anche visto che le ginocchia possono anche andare un attimino più avanti di quello che è l'avampiede. Quello che è importante è che il tallone rimanga sempre a terra. Un altro consiglio che ti do è di eseguire questi tipi di squat tutti comunque sempre con il busto fisso, quindi a 30 gradi. Quindi le spalle devono essere leggermente in avanti di 30 gradi, e il busto rimane sempre fisso, quindi la schiena rimane sempre dritta. Cioè, possiamo eseguire lo squat con il busto fisso, con il busto copartecipatore. Quindi con il busto copartecipatore scendiamo, quindi avanziamo con le spalle di 45 gradi, e praticamente quando saliamo ci aiutiamo anche con la schiena. Questo tipo di squat sicuramente può essere, avere dei benefici, diciamo, per i muscoli della schiena. Nel senso, lavoriamo di più con i muscoli della schiena, d'altro canto lavoriamo di meno con i muscoli delle gambe, cosa che per noi corridori, sprinter, comunque run, è assolutamente molto importante. La cosa poi negativa del busto copartecipatore, e quando eseguiamo lo squat col busto copartecipatore, è che sicuramente i problemi, il rischio di infortuni aumenta in modo sproporzionato. Quindi se vuoi preservarti, se vogliamo rimanere in salute, siccome il nostro obiettivo principale è sicuramente anche rimanere in salute, ti consiglio assolutamente di eseguire sempre tutti e quattro tipi di squat sempre con il busto fisso. In tutti e quattro i tipi di squat consiglio di tenere i piedi in posizione neutra, quindi devono essere dritti e paralleli, e a passo stretto, che significa che i piedi devono essere praticamente sotto le spalle, e in modo da lavorare in questo modo. Abbiamo visto che le ginocchia, diciamo, possono anche andare un attimino più avanti di quello che è l'avampiede, quando si dice che le ginocchia non debbano superare quello che è l'avampiede. Quello che è importante a prescindere è che il tallone rimanga sempre a terra, quindi l'impatto del piede, il piede deve stare sempre praticamente sempre a terra. Questa è assolutamente la cosa più importante, okay? Quindi fare lo squat in questo modo, il piede rimane sempre fisso a terra. Quindi cominciamo con quello che è il terzo di squat. Nel terzo di squat praticamente si scende a 60 gradi, quindi praticamente la posizione da tenere è questa, e in questo squat te lo consiglio assolutamente, è un po' adatto a tutti, tra gli sprinter come anche ai runner. La peculiarità di questo squat è che andiamo a lavorare molto bene con il vasto mediale e il vasto laterale, è la posizione in cui il vasto mediale e il vasto laterale lavorano meglio ed esprimono al meglio la loro forza. E quindi un'altra peculiarità di questo squat, il terzo di squat, è che è assolutamente importantissimo per rinforzare quelle che sono le ginocchia, e soprattutto poi se abbiamo problemi alle ginocchia, diciamo che il terzo di squat è il meno invasivo. Quindi se hai problemi di ginocchia, oppure comunque se vuoi preservare le tue ginocchia e vuoi restare sicuro che le tue ginocchia rimangano poi sane, quello che ti consiglio di fare sempre praticamente il terzo di squat. Andiamo a passare, passiamo quindi al mezzo squat, e il mezzo squat scendiamo un attimino di più, e quindi scendiamo a 90 gradi, e quindi praticamente scendiamo più o meno in questa posizione. Un'altra priorità di questo squat è che andiamo a lavorare molto bene con i quadricipiti, e anche qui lavoriamo molto bene, diciamo, con le ginocchia, e preserviamo anche con questo squat, con il mezzo squat, le ginocchia. Quindi anche se hai problemi con le ginocchia, fino al mezzo squat sicuramente ci puoi arrivare. Poi passiamo a quello che è lo squat parallelo, e dobbiamo scendere a 100 gradi. Quindi quello che è importante
è che il femore rimanga parallelo praticamente con il terreno, e in questo modo appunto facciamo quello che lo squat parallelo. E si dice appunto parallelo perché il femore è praticamente parallelo al pavimento. Lo squat parallelo te lo consiglio se vuoi lavorare sulla forza massimale dei quadricipiti. Teniamo conto che la massima espressione della forza massimale per i quadricipiti si calcola che sia effettuata, se venga eseguita, quando scendiamo i 110 gradi, e quindi quando scendiamo i 110 gradi riusciamo a esprimere la forza massima dei nostri quadricipiti, che è comunque per la, se lavoriamo al 100%, quindi con lo squat parallelo possiamo lavorare molto molto bene con i quadricipiti, quindi possiamo migliorare quella che è la nostra forza massimale. Passiamo quindi poi allo squat completo. Lo squat completo significa praticamente scendere al massimo, quindi scendere completamente, quindi in questo modo, quindi scendiamo di 130-140 gradi. Questo è uno squat che consiglio innanzitutto a chi non ha nessun problema né alle ginocchia né tantomeno alla schiena, comunque nessun tipo di problema muscolare in assoluto. È sicuramente lo squat più difficile tecnicamente da fare ed è uno squat che consiglio soprattutto ai velocisti, quindi per un velocista è sicuramente molto importante fare lo squat completo, e mentre magari per un mezzofondista, comunque per un runner, è diciamo meno importante. Io lo sconsiglierei soprattutto poi a un runner e soprattutto a un mezzofondista, soprattutto a un maratoneta, io consiglierei di fare il terzo di squat fino ad arrivare massimo al mezzo squat. E quindi soprattutto poi per un velocista è chiaro che lo squat parallelo e lo squat completo siano proprio squat molto importante, anche perché con lo squat parallelo e soprattutto ancora di più con lo squat completo andiamo a reclutare ancora di più quelli che sono i glutei, quindi lavoriamo ancora di più con i glutei, e come sappiamo i glutei sono molto importanti nel corso in generale per tutti, comunque soprattutto per uno sprint i glutei rimangono un muscolo molto importante, il muscolo più importante che abbiamo per la nostra stabilità, per la nostra postura, e quindi anche il nostro muscolo più importante per correre veramente veloce nello sprint e nella velocità. Nello squat completo andiamo ad attivare al massimo i muscoli posturali e i glutei, assolutamente importantissimi nello sprint. Perfetto, quindi io con questo ho finito, mi auguro di essere stato abbastanza chiaro per spiegare questi quattro tipi di squat. Se hai qualcosa da aggiungere o qualche domanda, assolutamente scrivilo nei commenti oppure mandamela mail, a mia mail è rafa@fastandfit.info. Io con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando sempre accanto.